stagione del San Carlo, tanti titoli, se lo pensiamo, 15 titoli d'opera, grandi nomi. Sì, io voglio essere grato appunto al personale del San Carlo, perché fa un lavoro importante. Noi abbiamo un ottimo direttore artistico, abbiamo un ottimo direttore musicale. Sapete che adesso si apre anche una fase nuova con la manifestazione interesse. Io voglio lavorare con il governo, con cui sto già lavorando, sia per il Teatro Stabile, sia per il San Carlo e sia per altre istituzioni. Voglio lavorare per quanto è possibile anche con la Regione, ma vedete che diventa complicato se non mi avvicino io a stringere la mano. Lui c'ha sempre il torcicollo quando mi vede, si gira a sinistra e a destra, diventa una specie di tic. Quindi cercheremo anche di lavorare con la Regione, però sicuramente andremo a permettere persone di altissimo livello, perché Napoli in questo momento si parla nel mondo per la sua potenza culturale. Quindi su questo credo che è un programma buono, staremo a Matera, staremo in tante parti del mondo, ma consentitemi, vado anche molto orgoglioso di una cosa che ho fortemente voluto. Cioè sono tutte le iniziative dal basso del teatro, l'apertura alle periferie, il coinvolgimento dei giovani nei cori, i bandi che abbiamo fatto, questo l'ho voluto fortemente, all'inizio devo dire anche osteggiato, adesso non più osteggiato perché lo condividono tutti, quindi credo che questa è la dimostrazione di quanto in questa città ci sia veramente un fiume di talenti che vanno semplicemente cercati, individuati, e a loro dobbiamo far conoscere il teatro, che non può essere solo il teatro di chi ha appunto il portafoglio ricco che si può permettere una prima, ma un teatro accessibile un po' a tutti. Questa è la bellezza di una città popolare, ma che ha una cultura di altissimo livello.